E Petri, ragazzi, sono Gilbra, che sono qui oggi, tornato a fare un nuovo video. Per chi non lo sapesse, potete vedermi ora. Purtroppo, per fortuna, devo mettere gli occhiali perché sono andato a fare una visita e mi hanno diagnosticato una miopia all'occhio destro, e quindi devo metterli, anche perché me ne rendevo conto, mi dava fastidio giocare alla PlayStation o comunque stare davanti al al computer per tanto tempo, e quindi ho deciso di andare a fare questa visita qua e mi hanno diagnosticato la miopia. Comunque, raga, cosa voglio portarvi oggi? Oggi, come avrete letto dal titolo, voglio portarvi un video in cui vi mostro quelli che secondo me sono dei piccoli accorgimenti, trucchetti, allenamenti per migliorare nell'editing. Parto dal presupposto che in assoluto il primo metodo per migliorare a editare, comunque migliorare in ogni cosa in realtà, perché alla fine è una cosa che serve per tutto nella vita, è l'allenamento. Quindi se vuoi migliorare in una cosa, non è che puoi permetterti di stare lì e non praticarla, perché se tu non pratichi una cosa, nel 99,9% delle volte non migliorerai. Quindi rimboccati le mani e cerca di darti una bella sveglia, perché nella vita nessuno ti regala niente. Quindi se vuoi migliorare editare, l'unica cosa che puoi fare per migliorare è sicuramente metterti in privato, in parco giochi o comunque in generale, anche magari tra amici, e provare a migliorare nell'editing, perché è l'unico modo per migliorare. Forse l'unico no, però, perché secondo me ce ne sono altri, però questi qua sono un po' più sul come migliorare. Esservi utile è magari quello di seguire i pro player, perché sono la gente più forte che c'è su Fortnite, quindi vi conviene seguire la gente che è forte a modificare. Io posso consigliarvi Tfue, ma lo conoscete sicuro tutti. Un altro che posso consigliarvi io, che è fortissimo secondo me, è NickHe30. Vi lascerò magari in descrizione il canale, ma penso lo conoscete tutti perché è famosissimo. Io comunque sono e rimango convinto del fatto che il miglior modo per migliorare sia quello di praticare in privata. Vi conviene mettervi in privata e provare gli esercizi che vi mostrerò adesso. Gli esercizi più utili secondo me sono mettervi magari in compagnia insieme a un vostro amico. Vi mettete qua, vi mettete, che ne so, due muri, uno a testa. Vedete, uno dalla parte e uno dall'altra, mettete così e provate a modificare e spararvi. Vi mettete una sequenza di cose che dovete fare entrambi, in modo tale che abbiate nello stesso momento la stessa modifica. Quindi se uno fa così, fa questa modifica qua, l'altro fa questa modifica qua, così entrambi potete sparare, fare pam e poi rimodificate, poi fate così bam e lui fa lo stesso. E sicuramente questo vi aiuterà nel modificare e nello stesso tempo anche sparare, perché nel momento in cui avete finito la modifica dovrete essere più veloci del vostro amico. E quindi vi aiuterà sia nei riflessi sia nella modifica in generale. E questo era più, diciamo, un'esercitazione di coppia. Per quanto riguarda in realtà il che tasti uso per migliorare quella modifica, io vi consiglio, se siete su PC, di utilizzare il tastino sinistro del mouse. Non tutti i mouse ce l'hanno. Comunque io in descrizione vi lascerò il link di qualche ottimo mouse che possiede i tastini laterali, perché sono veramente utili. Anche perché io da quando sono passato alla modifica con il tastino laterale anziché un tasto della tastiera, sono migliorato veramente tanto. Infatti è un consiglio che mi sento di darvi col cuore, perché l'ho provato, so quanto sono migliorato in tutto questo tempo qua. E quindi mi sento di consigliarvelo calorosamente. Per quanto riguarda gli esercizi in solo, vi consiglio di mettervi in privata e dire: voglio fare questa sequenza qua. Vi mettete una sequenza, ve la scrivete e la fate
30 volte al giorno. Potete provare con prima questo, poi ripristino, poi faccio questo angolino qua, poi ripristino, faccio questo angolino qua, ripristino, faccio questo angolino qua e lo ripristino. Tra l'altro a me viene più difficile farlo lentamente che velocemente, perché una volta che vi allenate è talmente automatico che vi viene veramente veramente veloce. Questa qua può essere una mini sequenza che vi è utile. Poi se volete renderla più difficile, magari farla con 4 e magari farla così da un'altra parte. Se poi magari, che ne so, volete provare altre modifiche, magari le finestrelle centrali per sparare, oppure volete fare la finestrella lì, volete mettervi così, puoi fare modifica, pam 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 pam. Ci sono tanti tanti esercizi che io pratico quotidianamente per migliorare la mia skill nell'editing. Io quando fight vi consiglio sempre, o praticamente sempre, la modifica al triangolino, perché la reputo più veloce che questa qua. Non lo so, però è una cosa abbastanza personale. Cioè a me tante volte quando faccio il movimento delle 4 mi capita di prendere anche questo angolino qua per sbaglio, e quindi tutto tempo perso. Invece se io lo faccio direttamente così, mi capita veramente raramente di prendere questo angolino qua o questo angolino qua. Ogni tanto magari mi capita di prendere questo angolino qua per sbaglio, ma tanto questo qua, come vedete, mi permette di modificare lo stesso, quindi esco. Quindi secondo me il triangolino evita molto di più gli errori. Poi ci saranno delle occasioni in cui vi converrà magari fare questa cosa qua, perché vi mettete così, sparate, poi modificate. È utile ogni tanto questo qua, però boh, oramai si è quasi appurato che la porta sia abbastanza inutile, perché purtroppo una volta non si conosceva ancora il fatto della modifica così o della modifica a 4 quadratini, e quindi non conveniva. E quindi conveniva fare la modifica di una porta sola, anche se come vedete è scomodo, perché poi dovete farla e poi aprirla, ed è una cosa scomodissima se state fightando, quindi ve la sconsiglio di brutto. Una cosa di cui dovete prendervi cura e migliorare tantissimo è il ripristino di una modifica, perché vi servirà veramente veramente tanto. Per questo che io trovo che sia comodo mettere il tastino laterale sinistro, perché fate così, pam, modifica, pam pam pam, cioè è molto veloce come potete vedere. E io non sono forte, raga, perché chi mi conosce sa che per 2 mesetti ho giocato, un mesetto e mezzo ho giocato a Call of Duty, quindi non è che sono veloce. Infatti adesso lo sto facendo molto più lento di come lo facevo una volta. Però se uno si allena a farlo sparare e poi modificare, vedrete che è una cosa che vi aiuterà veramente veramente tanto all'interno del game. Poi un'altra cosa che dovete assolutamente imparare è modificare in basso. Quindi facciamo una specie di fortino. Quando lo costruite fate pure anche il pavimento, così vi allenate di più, perché la pratica serve tanto, raga. Allora mettiamo caso che voi siete in questa situazione qua, quindi avete l'high ground rispetto ad una persona, però vedete che qualcuno vi ferisce, siete low di vita, dovete assolutamente riuscire a curarvi, e quindi sapete che lui vi pusherà magari di qua e pusherà di qua. Voi dovete sicuramente anticiparlo, quindi dovete modificare, pam, poi modificare, pam, modificare, pam, modificare, pam, modificare, pam, modificare, pam. Vi mettete qua, vi tirate uno bello sluppettino. Poi magari finite di scendere, arrivate fino in fondo magari, e poi qua magari o in fondo, comunque magari a metà, vi mettete qua, fate pam, modifica e salite. Vi chiudete sempre sotto, perché così lì da sopra non può spararvi. Vi chiudete sempre così,
Salite. E poi magari quando vi siete curati, vi siete presi un bel sorpettino, cercate di prendervi l'high ground. Aspettate qua, fate woo! In realtà volevo sparare con il lanciarazzi, ma pam! E gli sfracassate la testa. Un altro mossa editing che vi può essere veramente utile è... Mi faccio un attimo di legno e ve lo faccio vedere. Creiamo una situazione. Siete a Pleasant, avete 80 materiali, quindi ne avete pochissimi. Dovete sfruttarli al meglio. Qual è il miglior metodo per sfruttarli? Dovete pushare uno che sta laggiù. E quindi non è che potete correre così. Non potete fare scala, muro, le solite cose. Ma dovete essere parsimoniosi con materiali. Quindi fate una scala, poi magari modificate. Altra scala, modificate. Altra scala, modificate. Altra scala, modificate. E andate avanti così. Fino a quando non vi sarete messi in una situazione di parallelismo. Quindi vi metterete così, pam. E l'avrete pushato nel modo giusto. Perché se voi, anziché pusharlo con una sola scala, ne mettete due, non potete poi pushare e fare il fight con un tot di materiali abbastanza... Non potrete fare un fight con abbastanza materiali, quindi magari lo perderete. Quindi nell'essere parsimoniosi, la modifica è l'unica cosa che vi può salvare. Un'altra cosa che vi può aiutare nel migliorare a modificare è quella di magari scendere da una torre e poi provare a risalire direttamente da dentro. Trovo che il salire sia molto più difficile che il scendere. Cioè, io personalmente mi trovo molta più difficoltà a modificare salendo. Anche perché rischierete di buggarvi come ho appena fatto io. Però è solo questione di pratica. Io mi è venuta in mente adesso questa pratica qua, perché io non la faccio sinceramente. Però mi sa che d'ora in poi inizierò a farla, perché mi capita delle volte di dover salire in partita. E sicuramente allenarsi così può aiutare. Può aiutare veramente magari salvarvi da una possibile morte. Poi raga, sta tutto nel migliore nel momento in cui fai una cosa che ti piace. Se voi fate una cosa che vi piace fare, quindi giocare a Fortnite, allenarvi a Fortnite, sicuramente migliorerete velocemente. Quindi non mollate e niente raga. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, un commento e niente raga. Ci becchiamo direttamente al prossimo video.